compagni, compagni, un piccolo chiarimento rispetto alla bimba. Noi crediamo che sia importante questa giornata, che è quella conclusiva dopo una settimana di iniziative davanti a tutte le ville di Milano e della metropolitana. Importante perché esiste questo gioco sporco nello scaricabarile. Siamo qua per coinvolgere la villa, per dire che la villa si deve assumere le proprie responsabilità. La villa non è qualcosa che estranea a questo gioco, la villa utilizza la CLO per sfruttare ancora di più lavoratori, in questo momento sta facendo finta di non sapere nulla, di non sapere nulla tirarsene fuori, perché la villa deve essere coinvolta, sapere che anche loro diventeranno l'obiettivo di queste proteste, nel momento in cui non prendono posizione, così sappiamo realmente con chi abbiamo a che fare. Altre due parole, compagni e compagne. Noi siamo qui per portare solidarietà, perché crediamo che la parola solidarietà abbia un valore assoluto. Solidarietà non essere fratelli e sorelle, solidarietà vuol dire costruire insieme i percorsi di lotta. Ed è per questo che è importante questa giornata, come tutte le altre, come tutti i picchetti che abbiamo fatto, come tutte le cariche che abbiamo subito davanti alle cooperative, perché solidarietà è una scelta militante. Per questo vi invitiamo tutti e tutte a essere venerdì 3 allo sciopero che faremo davanti ai magazzini della villa di Lacchiarella. Solidarietà, dicevo, è una parola alta, è una parola grande, è una parola che incarna il nostro sogno di essere uniti contro chi oggi ci sfrutta. E chi ci sfrutta oggi è un sistema economico che sfrutta i lavoratori, che schiaccia gli studenti, che comprime la possibilità oggi di inventarsi e di sognare in maniera completa un mondo nuovo in cui non esistono più classi, non esistono più padroni, non esista più sfruttamento. Oggi questo è il nostro senso di solidarietà. Una solidarietà militante, concreta, di chi oggi si vuole schierare a fianco dei lavoratori per costruire insieme a loro, in prima persona, una possibilità di trasformare radicalmente questa società. Grazie. Guardo. Ma come già si è detto, è partita questa settimana questa campagna contro la villa. La villa che rappresenta insieme alla CLO, diciamo, il centro, il fulcro di un sistema, quello delle cooperative, che è un sistema di intermediazione di forza lavoro. Ricordiamo a tutti che i lavoratori che sono impiegati in queste situazioni sono dei soci lavoratori, soci di niente, perché sono dei lavoratori con bassi salari, senza diritti, con una precarietà estrema, soggette a mobbing e a licenziamento politico se alzano la testa. Quindi questo percorso parte da lontano, parte da qualche anno fa, con gli scioperi fatti in altre cooperative, e questo sciopero della villa che continua ormai da qualche settimana, da qualche mese, siamo al terzo sciopero e venerdì 2 ci sarà il quarto, e andrà avanti finché non otterremo questi risultati. Due licenziati politici devono rientrare dentro al posto di lavoro e tutte le richieste che vengono avanzate dai lavoratori devono essere accettate. Queste sono le condizioni per le quali questo sciopero continuerà a oltranza in varie forme, con i blocchi, con i picchetti, con gli scioperi dichiarati e con una campagna di boicottaggio della villa se la villa non accetterà queste condizioni. È un compagno licenziato della CLO. Buonasera a tutti. Io sono un licenziato, era due mesi fa, adesso senza lavoro, non lo so che motivo era, non lo so niente, solo licenziato. Adesso, cioè, adesso mia moglie deve pagare tutti, tutti i lavori, con il problema. Lati tutti i compagni adesso tutti grazie. Chi è che ci vuole intervenire? Chi è che qualcuno vuole intervenire? Qualcun altro vuole intervenire? Sino. È stato già detto, noi siamo venuti qui per invitare i lavoratori che entrano nei supermercati della villa a boicottarla in quanto è la diretta responsabile di questi licenziamenti. All'interno delle cooperative esiste questo sistema detto di sfruttamento, ma in realtà di una vera e propria repressione. I lavoratori non possono chiedere neanche una spiegazione sulla busta paga, che vengono immediatamente licenziati. La CLO, che è la cooperativa che gestisce
la logistica che porta le merci ai supermercati della villa, come tutte le altre cooperative, pur di mantenere un elevato sfruttamento, perché qui parliamo di centinaia di migliaia di euro che ogni notte vengono caricati sui camion per essere trasferiti nei supermercati al mattino, usa questi sistemi repressivi. Allora, tutto quello che chiediamo è una cosa semplicissima in questo paese occidentale che si dice civilissimo, che è l'applicazione dei contratti, che è l'applicazione e il rispetto della dignità dei lavoratori, di chi ci lavora, della persona, a maggior ragione quando queste persone nella maggior parte dei casi sono stranieri. E noi siamo qui anche per cercare di portare non solo una solidarietà a parole, ma nei fatti, con tutte le lotte che stanno avvenendo dagli studenti alle azioni repressive che stanno attuando in altre parti d'Italia contro anche per portare, diciamo, collegare questo tipo di lotta insieme a tutti quanti i lavoratori.